Salve a tutti, buongiorno ragazzi, buon sabato a tutti. Niente, volevo un po' raccontarvi un po' la storia di questo mirto, anche perché adesso l'ho fatto la quinta potatura di manutenzione sempre stagionale. Niente, questo mirto praticamente è di proprietà di Andrea Percanzino, non so, forse lo conoscete, è un ragazzo che seguo già da diversi anni, in cui aveva acquistato questo mirto, un grande acquisto, devo dirlo, da Marco Tarozzo, un altro amico mio, bensì anche istruttore della BCSA. In cui abbiamo iniziato a fare questo percorso insieme ad Andrea, dandole una prima impostazione alla pianta, ma bensì poi la pianta diciamo che è andata in crisi due volte, non per la lavorazione, ma per insomma aveva preso un fungo, poi la pianta è stata recuperata facendole un rinvaso, dandole il prodotto giusto, che praticamente la pianta aveva perso, non voglio esagerare, ma il 70-80% della vegetazione. Poi facendole, imbustandola, lasciandola per parecchi giorni, la pianta ha iniziato a cacciare nuovamente e abbiamo iniziato un altro nuovo percorso in cui la pianta è stata fatta un'altra lavorazione. Questo parlo di praticamente 4 anni fa, più o meno, sì, 4 anni fa, ma se non è anche 5 anni. Poi dopodiché la pianta, il progresso era buono, già anche con una vegetazione del genere, la varietà in cui fa le foglie molto piccole, siamo riusciti piano piano nel percorso degli anni a portarla in una certa maturazione. Okay? Cosa devo dire? Che la pianta è stata lavorata, insomma messa a filo su 3 volte più o meno, dopodiché l'abbiamo lasciata stare e andando a lavorare di potature. Questo primo ramo all'inizio, quando ho fatto la prima impostazione, l'avevo fatta con una struttura come se fosse un'altra pianta, però poi sai, quando si passano gli anni la visione di uno sempre cambia, perciò ho creato un primo ramo unico, bello pieno, bello compatto, ma bensì secondo me rende di più e visivamente si riesce a leggere tanti particolari della pianta che quando è stata lavorata come se fosse un altro albero andava a coprire tante situazioni in cui punti focali molto interessanti. Nel passare degli anni, sempre a lavorare di potature, perché devo dire che questa è una pianta che non si smette mai di potare, no? Nel periodo vegetativo, già fine marzo, inizio aprile, eppur essendo qui a Verona, è una pianta che ti dà tanta soddisfazione perché le cacciate sono molto molto progressive, perciò la potatura bisogna stare molto dietro, anche perché la pianta adesso ha raggiunto una certa maturazione, perciò la sua potatura è una potatura di manutenzione, ma più che altro anche di mantenere sempre la sua forma, perché se lasciamo andare troppo la pianta si arriva a un punto che magari ingrossano troppo queste cacciate e si va a perdere la forma e il disegno della pianta, perciò è una potatura di continuo.
All'inizio facevo allungare le cacciate, le facevo maturare in maniera molto evidente per fare più che altro diametro e invecchiare tutti i rametti secondari e terziari. Ma dopodiché in questi ultimi 2 anni, come ho detto prima, vado a lavorare solo su una potatura per mantenere tutta la forma della pianta. Poi c'è un'altra cosa, che quando arriva il periodo di giugno, cosa fa lei? Me ne sono accorto già, è la seconda, terza volta che succede, inizia a scartare molto dietro, è come se andasse a cambiare, a fare un rinnovo di vegetazione. E questo me l'ha fatto il mese scorso. E allora cosa faccio? Ho fatto una potatura un po' più aggressiva, diciamo che sono andato a potare un po' più verso l'interno, verso indietro, e lei ha reagito in maniera molto vigorosa e praticamente ti va a ricoprire nuovamente tutti i punti in cui aveva perso il fogliame, via. Questa, come ho detto prima, è la quinta potatura stagionale che faccio. Adesso ci sarà da fare sicuramente altre 2 o 3 potature di mantenimento e andiamo avanti con questa pianta. Ha già preso qualche premio. Diciamo che io e il proprietario siamo contenti perché siamo riusciti a portare avanti un materiale che io ritengo che sia molto importante e avrà anche un bel futuro. Se riusciamo a vedere sulla ramificazione sotto, diciamo che tutta la ramificazione secondaria e terziaria sono già in una buona maturazione. Questo fa sì che la pianta ti dia il senso di invecchiamento, okay? Ecco perché io sia le conifere che anche in questo caso sul mirto, oltre la potatura che vado a fare molto precisa, perché io sono uno che tengo a fare molto precise le potature e anche soprattutto in particolar modo su tutti i profili inferiori, no? Che pulendo in maniera molto evidente esca fuori questa mano che ti va a fare il palco, che ti dà quel senso di invecchiamento e di maturità. La pianta ve la giro un po' così potete capire anche sul retro che è bella piena, bella matura. Adesso aspettiamo solo alla prossima potatura e andiamo avanti, sempre su questa manutenzione sulla pianta. Grazie e ci aggiorniamo. A presto, ciao ciao.